Viaggio all'interno della preparazione olimpica della Federazione Italiana Tiro con l'Arco. Siamo con il tecnico della squadra olimpica maschile, Pietro, per gli amici italiani, un maestro coreano che con l'Italia ha già ottenuto grandi risultati su tutti l'oro con Marco Gagliazzo ad Atene. È tornato ad allenare l'Italia dopo Pechino. Facciamo un punto oggi della situazione. Come sta la squadra azzurra che prepara questa grande olimpiade? Soprattutto appena finito una valutazione, selezione, seconda fase, concentrato un pochino più, era 10 persone, adesso quasi metà, poi concentriamo gli ultimi 3 mesi e andiamo avanti. Per me è scala normale, una volta, una alla volta saliamo, poi vediamo il risultato, non sappiamo. Com'è stata la sua parentesi dopo aver portato Gagliazzo all'oro ad Atene e prima di ritornare ad allenare l'Italia? Se non sbaglio con l'Inghilterra ha avuto, ci racconta un po' le sue esperienze in quegli anni. Sì, l'Inghilterra è un paese diverso, come politico, anche il sistema è diverso, molto ordinato, invece la realtà è difficile realizzare perché tanti documenti devono essere invece di allenare al campo. Comunque il mio sogno è portare atleti che io alleno di andare più alto possibile. E ha fatto bene Gagliazzo quell'ora, è già passato 8 anni e lui sta crescendo ancora. Poi altri giovani seguono, così vediamo una squadra più forte. L'anno scorso la medaglia di bronzo nei mondiali ospitati proprio in Italia a Torino. Dal bronzo di Torino ad oggi ha visto una crescita da parte degli atleti azzurri? Sì, medaglia, il colore di medaglia non cambia tanto, oro, bronzo proprio sottile. Sì, dipende dalla giornata, chi concentra meglio arriverà oro, un po' meno è argento, bronzo. Secondo me la differenza è poco, che ormai la tecnologia di tiro con l'arco è altissima. Una cosa è cambiato a livello di nazioni, è cresciuto tutti quanti. 8 anni fa c'erano qualche paese più avanti, adesso molti paesi avanti. So, prima era Corea il top, adesso più o meno lo stesso livello. So, possiamo giocare molto meglio di prima. Ultimo momento, ultimi periodo, dobbiamo concentrare per adattare bene la gara con pressione, stress, come adattiamo con lo stress. E dipende da questo. So, dobbiamo essere più tranquilli anche in gara. Quali sono le nazioni che in questi ultimi anni sono cresciute maggiormente? Diceva, la Corea è ovviamente il punto di riferimento, l'Italia le chiederò dopo a che punto è, ma in questi ultimi anni quali nazioni sono cresciute maggiormente? Stati Uniti è cresciuto tanto, poi India, Giappone, Ucraina, Russia, in Europa Francia, Inghilterra è la casa, poi lo faranno bene. Italia, in realtà, primi 4 più o meno, so, possiamo giocare per medaglia. In Corea c'è un sistema molto bello, dagli 9-10 anni comincia questa scuola, arriva in 3-5 anni già a livello alto. Molto, molto bello. Vorrei realizzare anche in Italia, ma il sistema è un po' diverso. Le avrei chiesto proprio, esiste una scuola italiana, si può creare qualcosa di simile anche in Italia? Il problema è di mentalità, di concentrare quei giovani, e non è facile. L'Italia è molto libera, dobbiamo cercare un modo di
avere quei ragazzi che vogliono andare alto. Giornata importante quella che è stata vissuta qui a Cantalupa sulle valutazioni, no? Avete fatto un giorno molto importante, gli azzurri sono tutti qui in raduno perché insomma questi sono i momenti in cui si pianifica l'Olimpiade. Possiamo fare un bilancio, possiamo già avere delle valutazioni da quello che è stato il lavoro svolto qui a Cantalupa? Sì, ancora da giocare, perché anche dentro squadra nazionale e il nostro gruppo sono pochissime differenze. Chi allena bene gli ultimi mesi ti salirà, chi non allena ti scende. Poi tutto da giocare. La qualità più importante per un arciere, secondo lei, quale deve essere? La tranquillità, il livello di concentrazione. Sì, soprattutto la base di fisica deve essere. Concentrazione è più importante. L'aspetto atletico conta e quanto? Atletico una base, senza fisica non può realizzare tecnica, questo è importantissimo anche psicologicamente è importante. Noi alleniamo 6-7 ore al giorno, sì, praticamente 3 giorni poi un giorno riposo o 4 giorni un giorno riposo, dipende dal programma. Allenando più o meno 300 frecce al giorno tirano, facendo anche un po' di stress noi diamo regolarmente. Questo è un periodo di allenamento adesso. E guardando ancora Londra, che ovviamente quest'anno è il punto di riferimento, mi ha già detto quali sono le nazioni emergenti, mi ha detto che l'Italia è tra le prime quattro, proviamo a immaginare queste prime quattro posizioni, insomma, tutti a rincorrere la Corea, mi pare di capire. Corea generalmente forti, anche individuale, anche squadra. Individuale è difficile indicare chi vincerà, perché veramente pochissime frecce tireranno in poco tempo. Non posso dire. E squadra un pochino più facile. Ma prime 8 nazioni forti e dobbiamo giocare dal primo scontro. A Londra sapete il clima è diverso da qua, temperatura anche estate non caldissimo, temperatura possibile adattare bene. E problema di pioggia, non sappiamo quanto piove e anche dobbiamo preparare anche quello. Un'ultima battuta, che cosa le piace di più dell'Italia? A parte il suo lavoro, a parte il tiro con l'arco, insomma è la seconda volta che ritorna ad allenare qui in Italia. Che cosa le piace del nostro paese? Il paese natura. Mi piace di salire montagna, poi anche sci. La natura è bellissima, è prima del mondo. E degli italiani? Cosa le piace? Liberi, dipende dalle persone. Comunque non è difficile adattare. Carattere più aperto. Mi piace. Da tecnico non solo dei migliori degli atleti della nazionale, ma da tecnico che ama il tiro con l'arco, a chi pratica e a chi ancora non pratica il tiro con l'arco, un consiglio, insomma, perché avvicinarsi a questa disciplina? Qual è uno degli aspetti più belli di tirare? Ho già parlato, la concentrazione. I bambini, sì, i genitori vogliono i bambini per concentrare anche scuola, anche qualche hobby anche. Sì, da una mano di concentrazione, livello alto, possibile avere anche un obiettivo veramente bello come Olimpiadi. Sì, chi tirerà 3-4 mesi sentirà qualcosa di diverso.